Buongiorno a tutti, io qui rappresento le istanze della Public History, che è un modo di fare storia con e per il pubblico e di valorizzare anche il patrimonio culturale, materiale e immateriale attraverso i metodi e le capacità di dialogo e di interazione con le comunità sui territori, esattamente quello che intende fare il MAB in questa settimana, è riuscire a coinvolgere le persone attorno a quello che è il loro patrimonio culturale di eredità. Può essere un patrimonio ecclesiastico, un patrimonio laico, può essere un paesaggio. Tutti questi patrimoni devono essere considerati dalle comunità che gli danno un'identità nel presente. Questa è la chiave di lettura sia della Public History ma anche del MAB. E per me il MAB è un sviluppare il civismo e la democrazia attraverso la cultura.